bella proposta questa della Fondazione Varrone, che pone l'accento su un periodo storico che peraltro gli sta particolarmente a cuore, sulla produzione letteraria di questo periodo, che peraltro ci riguarda, penso soltanto al nostro Loredo Mattei, insomma. Fa parte delle proposte culturali della Fondazione Varrone. Abbiamo chiuso il 2019 davvero con tante proposte, tutte riuscite, con tantissimo pubblico che spesso non siamo riusciti a ospitare nei luoghi in cui le abbiamo tenute. Stiamo già lavorando, anzi questa è già una proposta per il 2020, stiamo già lavorando per la prossima estate, per le rassegne di teatro, che sarà Teatro e Musica Altrove quest'anno, e con la rassegna di San Giorgio, concerti d'organo e tantissime altre cose. La peculiarità di quest'opera è proprio di farci rivivere il carnevale del 600 con una modalità appunto che richiama scherzi, dispetti, anche un modo di fare ironia anche abbastanza singolare, e in qualche modo era la trasgressione di quell'epoca, e che Banchieri ci vuole un po' richiamare con quest'opera, appunto dando in qualche modo una rappresentazione di quello che è il contrasto tra il diletto e del rigore antico. Ogni dolcezza prima mi piace, ogni dolcezza prima mi piace. Per l'occasione saremo anche in abiti, diciamo, d'epoca, e avremo anche il piacere di essere accompagnati da strumenti d'epoca. Ci saranno delle viole da gamba, tre viole da gamba, l'ensemble Cordis ci accompagnerà con Remo Guerrini, Sabine Cassola e Stefania Grillo, e una tiorba con Simone Colavecchi. Questa rappresentazione mette insieme tre gruppi vocali, che sono il Roma Vocal Ensemble, e il gruppo Fuori dal Coro, che è un gruppo che prova nella Sabina, Cantalupo in Sabina, e il gruppo madrigalistico Mirtus Ensemble. Non basta far qualcosa, non basta far spettacolo perché si raggiungano gli obiettivi. Penso allo scorso anno a Teatro Altrove, insomma, in cui abbiamo utilizzato il teatro d'avanguardia per scoprire i luoghi, per raccontare i luoghi più suggestivi della nostra provincia, non quelli famosi ma quelli che dovrebbero esserlo, e abbiamo cercato di dargli una mano. Questo di oggi è una chicca ed è una proposta tutt'altro che banale, anzi è assolutamente originale. Io voglio ringraziare la consigliera di indirizzo Lucia Alberti, che ce l'ha proposto, peraltro è anche lei artefice dello spettacolo, perché insomma, ecco, credo che con proposte di questo tipo si riavvicinano i cittadini ai luoghi della cultura.